così l'abbraccio di Cortona al nuovo vescovo Monsignor Andrea Migliavacca, accolto domenica 18 dicembre nella chiesa di San Domenico in Piazza della Repubblica. Il nuovo vescovo ha salutato gli scout cortonesi e tutti i giovani presenti, poi è stato accolto da tutta la popolazione con il sindaco e tutte le autorità. È stato proprio il primo cittadino, Luciano Meoni, a rivolgere il primo saluto al vescovo. A seguire i terzieri cortonesi con gli sbandieratori e le chiarine gli hanno reso omaggio con un'esibizione. L'incontro ha avuto il suo culmine nella celebrazione presieduta dallo stesso vescovo alle 17 nella concattedrale di Cortona alla presenza di tutte le comunità parrocchiali. E così il vescovo Andrea ha confermato la sua vicinanza alla comunità cortonese nello stile semplice e cordiale che lo ha contraddistinto fin dal suo arrivo. C'è una varietà di presenze che dice una partecipazione, e perché una comunità sia viva deve esserci la partecipazione e il contributo di tutti. Voi oggi qui lo rappresentate, una partecipazione vera dove ciascuno porta la propria vivacità, la propria competenza, il proprio tempo, il proprio aiuto, e nel gioco di questa partecipazione vogliamo esserci anche come comunità cristiana, le parrocchie, la chiesa, la diocesi, io come vescovo, vogliamo entrare nella vita di Cortona ed esserci partecipando.